E bufera politica sulle parole del sottosegretario alla salute Marcello Gemmato a proposito dell'efficacia dei vaccini Covid. Tanto è bastato a far infuriare l'opposizione che subito attacca. Un sottosegretario alla salute che nega i vaccini non può rimanere in carica, ha scritto il segretario del PD Enrico Letta. A fargli da eco Carlo Calenda. Si deve dimettere, dice il leader di Azione, ma a difenderlo ci sono gli esponenti di governo e di partito, nonostante lo stesso Gemmato ha poi chiarito la sua posizione. I vaccini sono armi preziose. Contro il Covid, dice, le mie parole sono state strumentalizzate. Conosco Gemmato da tanto tempo, sicuramente credo la sua frase sia stata equivocata. I vaccini sono stati importantissimi, l'ha detto anche Meloni proprio oggi. Qualsiasi frase, lei che è esperto di comunicazione, decontestualizzata, può avere un valore, un effetto diverso. È simpatico, è singolare il fatto che tutto il PD si sia mosso all'unisono e a dimostrazione, ripeto, che è un forte segno di debolezza da parte loro. Intanto Giorgia Meloni, impegnata nel G20 a Bali, incontra a margine dei lavori il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il presidente turco Erdogan per discutere della situazione sui migranti, ma non il presidente francese Macron, segno che la ferita non è ancora guarita nonostante la telefonata del capo dello Stato Mattarella. Non vogliamo litigare con nessuno Stato, né con i francesi né con altri Stati, ma vogliamo rimettere al centro che non siamo il porto d'Europa e quindi questo è un problema importante, è un problema che impatta poi sulla sicurezza dei cittadini italiani e vogliamo che sia l'Europa a farsene carico. Io ho proposto con un testo che ho depositato pochi minuti fa il ripristino di norme più severe nei confronti dell'ONG. Con la Francia e gli altri continueremo a discutere, è una vicenda complessa che non si risolve in un pomeriggio, però il problema di immigrazione non è un problema soltanto italiano.